Coppa dei Campioni è un grande onore. Ricordavo che è la terza volta che mi capita di consegnarla. La prima è stata nel 2015, appena eletto sindaco come la prima Lanciadoro. Questa è una bellissima manifestazione che gli arbitri aretini organizzano, non partecipano per dovere di ospitalità e invece ospitano queste squadre che provengono da tanti comuni della penisola, dalla Sardegna al Veneto, ce ne sono veramente alla Sicilia, di tantissime regioni. E quindi, oltre ad essere un evento sportivo in senso stretto, perché l'applicazione delle regole degli arbitri crea un clima di particolare correttezza nei campi da gioco, anche se l'agonismo c'è, in realtà poi c'è anche una componente, chiamiamola pure turistica, perché tutte queste persone che vengono a giocare ad Arezzo visitano anche la città, la conoscono, l'apprezzano e sicuramente sono degli ottimi veicoli in tutto il resto dell'Italia, perché gli arbitri per loro stessa diciamo, funzione girano tutta l'Italia, quindi sono degli ottimi ambasciatori della bellezza aretina. Questa iniziativa è strutturata come negli altri anni, attraverso un torneo di calcio a 5 e manifestazioni collaterali tipo green volley o comunque per gli accompagnatori, visite guidate alla città, alla fortezza e a quelle che sono le eccellenze cittadine. Il torneo è un torneo di calcio a 5 riservato alle 12 città italiane, sezioni italiane che hanno vinto un torneo nell'ambito della propria regione. Vede la partecipazione di circa 250 associati provenienti da tutta Italia, basti dire che abbiamo la Sicilia, la Sardegna, il Trentino, il Piemonte, la Lombardia, praticamente abbiamo l'Italia in largo e in lungo. Abbiamo provveduto all'estrazione dei gironi, questi gironi è stata un'estrazione fortunata, anche se casuale, fortunata in quanto praticamente ha messo insieme le squadre del sud con le squadre del nord e del centro, sembra quasi organizzata volutamente. Ricordiamo l'appuntamento e soprattutto dove si disputerà la Coppa dei Campioni AIA. Allora, l'appuntamento è per venerdì 16, subito dopo pranzo, ci sarà la presentazione del torneo presso la sezione arbitri di Arezzo, collocata all'interno dello stadio comunale. E i tornei eliminatori si svolgeranno negli impianti sportivi dell'Occhi Verdi e dell'Amaranto Academy. E mentre invece le finali si svolgeranno la domenica mattina, il sabato pomeriggio, la semifinale, scusate, la domenica mattina le finali presso gli Occhi Verdi, sempre di fronte allo stadio comunale e alla sezione arbitri di Arezzo. Non c'è dubbio, lo sport è e lo è sempre stato e ci stiamo cercando di valorizzare al massimo questo aspetto, un aspetto turistico ed educativo. E in questa manifestazione entrambi vengono rappresentati. È una iniziativa nazionale perché sono selezionate città di tutta Italia, si va da Cagliari fino a Pordenone, passando per L'Aquila e Teramo. È una iniziativa che vede impegnati gli arbitri, in questo caso non come arbitri ma come competitori, nel senso di giocatori direttamente, ma portano con sé quello stile di rispetto delle regole e di capacità di una competizione corretta. Quindi ci teniamo perché avviene nei giorni del Saracino e quindi potremo far vedere la nostra città nel massimo splendore, ma ci teniamo anche perché lo sport si declina come elemento di grande veicolo di rispetto delle regole. Quindi io invito tutte le associazioni sportive della città di Arezzo a venire a vedere questi incontri perché sono incontri educativi e sono incontri dove lo sport dà veramente